Ma per favore. Oh, sei qui? Sto leggendo un articolo su un quotidiano che conosci bene, che recita a pagina 6, a caratteri cubitali, Cesena la peggiore in regione per gli immobili. Prezzi in calo dello 0,7% nel primo trimestre 2018. Ora, caro proprietario di casa da vendere, cosa capisci da questo articolo? Sei contento? La tua casa è calata di un 1% nei soli primi 3 mesi di quest'anno. Ma ci credi? Se cominci a leggere l'articolo, ti accorgi che il giornalista ha preso a riferimento i prezzi di richiesta che appaiono su un noto portale immobiliare. I prezzi di richiesta, capisci? Non i prezzi di case realmente vendute, ma quelli che tutti i giorni proprietari come te mettono in pubblicità dappertutto. In realtà solo una minimissima parte di questi immobili è stata venduta davvero. Ma a che prezzi? Questo articolo non lo dice. Facciamo finta che stai passeggiando in centro e vedi un prodotto qualsiasi, diciamo un bel telefonino, per esempio. Tipo questo, in una vetrina, con un prezzo esposto di 100 euro. Beh, ti fai l'idea che quel telefonino costi 100 euro, giusto? Ma continui a passeggiare e dopo pochi metri c'è un altro negozio che vende lo stesso identico telefonino a 70 euro. Tu dove lo compreresti? L'esempio è molto semplificato, ma solo per farti capire che noi che stimiamo case ogni giorno sappiamo bene che il 90% delle case in vetrina sui portali sono a 100 euro, quindi fuori prezzo. Solo il 10% sono a 70 euro e infatti vengono vendute. E qui è il classico gatto che si morde la coda. Se non conosco il mercato e voglio vendere la mia casa, andrò sui portali immobiliari a cercarne una circa uguale e la metterò a un prezzo leggermente inferiore, perché così vendo io e non lui, giusto? E il prezzo della mia casa viene pubblicizzato a 99 euro, il famoso 0,7% in meno. Purtroppo però è sempre fuori prezzo e non verrà venduta. In Vitale Immobiliare ci mettiamo 4 giorni per stimare un immobile, verificando cosa è stato realmente venduto nella zona, portando i valori al momento attuale, perché magari li abbiamo venduti 3 anni fa, e a 3 anni fa era tutto diverso. Poi se l'immobile ha bisogno di lavori, calcoliamo il costo per riportare a nuovo la casa e lo confrontiamo con il prezzo reale delle case nuove similari. Poi ricontrolliamo tutto di nuovo, misure, valori, prezzi della concorrenza. Siamo consapevoli del danno che si fa a un immobile a prezzarlo fuori prezzo. Le persone che cercano casa oggi hanno mille opportunità, mille vetrine raggiungibili direttamente da casa, dal computer. E secondo te compreranno il tuo telefonino a 99 euro se lo trovano identico a 70? L'articolo mette in risalto che a Cesena in media sono state richieste 1830 euro al metro quadro. Sì, ma se la media la fai di case che sono ancora da vendere, ma a cosa serve? Oggi a Cesena solo appartamenti seminuovi in posizioni di prestigio reggono a rogito 1800 euro al metro quadro, ma a rogito dico, non in pubblicità. Poi è vero che il nostro marketing aumenta il valore percepito delle case che vendiamo, i video, le foto professionali, le descrizioni complete, le informazioni accurate. Tutto aiuta a vendere la tua casa invece che quella del vicino. Ma se il prezzo non è quello giusto, beh, neanche noi facciamo i miracoli, eh. Caro proprietario, stai tranquillo. I prezzi veri, cioè quelli del venduto a Cesena, sono stabili già da prima della fine del 2017, con variazioni insignificanti. Diciamo che hanno smesso di calare comunque. Ma se vuoi vendere sul serio, vieni qui che ti dico gratis cosa vale davvero casa tua. Ciao. Vitali Immobiliare, tutta un'altra agenzia.